La farmacia Alvigini, proprio nel centro di Genova, a due passi da Piazza De Ferrari, è sempre stata la prima e quella specializzata in città per i prodotti per celiaci e affini. Adesso ha aperto un nuovo store proprio accanto alla farmacia. La titolare, come sta andando questa nuova avventura? La nuova avventura va bene. Va molto bene, ho trovato riscontro presso la clientela che trova sugli scaffali, in un negozio esclusivamente dedicato ai celiaci, quello che vuole. Il piccolo problema sono i rimborsi della ASL, i pagamenti adesso sono fermi ad agosto. Stiamo aspettando, soprattutto stiamo sperando che ci paghino. Le persone non si rendono conto del potenziale finanziario che ci vuole per aspettare questi tempi. I miei clienti fissi sono passati da quando avevo un piccolo reparto in farmacia da una sessantina, adesso ci avviciniamo ai 500 clienti. Logicamente le attese diventano pesanti, le banche ci supportano, però è anche spiacevole avere tanti debiti da pagare. Se le ASL pagano, il negozio è perfetto. Per quanto riguarda invece i prodotti per anziani in genere, ci sono rimborsi, non ci sono rimborsi? Come siamo messi? Allora, i pannoloni per esempio non passano attraverso la farmacia. Vengono distribuiti direttamente dalle ASL. A quanto sento dire, i prodotti non sono così eccellenti, ma sono diciamo pure seconda scelta. Li portano per esempio tutti in una volta, per cui anche persone che vivono in appartamenti abbastanza piccoli si trovano poi con queste enorme quantità di pannoloni accatastati lì. Noi ci siamo proposti di fare da tramite, ma finora non abbiamo ottenuto nulla.